Ciao amici Total Photoshop, ben ritrovati. Continuano le video lezioni sulla fotografia. Parliamo ancora di calibrazione colore con la Color Checker Passport. Abbiamo visto la scorsa puntata come utilizzarla per fare un certo tipo di calibrazione. Vediamo oggi di approfondire come poter creare un profilo colori. Quindi utilizzeremo questa parte della Color Checker. Ok? Questa parte della Color Checker, se andate a vedere, altro non è che la riproduzione fedele di quest'altra chart. Però il vantaggio fondamentale di questo strumento è che a corredo della Color Checker c'è anche un software, e questo software è proprio quello in grado di andare a leggere in automatico l'immagine che avete scattato e andare a confrontare i colori come dovrebbero essere, quindi con il risultato pratico che la vostra fotocamera ha realizzato, e quindi creare un profilo di compensazione per l'immagine. Vediamo in pratica. Detto così sembra complicato, però è molto più semplice di quello che possa sembrare spiegandolo. Per cui facciamo uno scatto di still life con questa chart posizionata di fianco e vediamo come comportarci. Apriamo il file RAW appena scattato con Photoshop, in modo che venga aperto da Camera RAW, e senza fare niente lo salviamo nel formato digital negative, ossia il formato .dng, che servirà poi al software per creare il profilo. Quindi lo salviamo. Vedete, questo è lo scatto con la Color Checker. Chiudiamo pure Camera RAW e vediamo che adesso ho questo file qui chiamato Total Photoshop Video DNG. Apriamo il software Color Checker Passport. Il software è semplicissimo, che appena parte lui vi dice che la calibrazione del monitor è fondamentale, per cui vi ricorda di avere un monitor calibrato. Dopodiché diamo l'ok. E a questo punto dobbiamo solo trascinare qui l'immagine DNG che abbiamo scattato. Per cui trascino l'immagine, lui inizia a caricare l'immagine e cosa fa? Andrà a cercare all'interno dell'immagine i vari riquadri di colore. Adesso qua, questi colori qua che abbiamo sulla Color Checker piccola, andrà a cercarli in automatico per poi fare la misurazione dei vari colori. Ecco che l'ha fatto, per cui vedete che in automatico è riuscito a riconoscere dallo scatto esattamente dove era posizionata la Color Checker. Nel caso in cui non riuscisse a riconoscerlo in automatico, c'è la funzionalità per dargli quattro angoli e forzarlo per fargli riconoscere l'immagine. Però diciamo che nella maggior parte dei casi riesce a riconoscerli tranquillamente. A questo punto possiamo procedere con la creazione del profilo, per cui c'è un pulsante sotto, crea profilo, mi chiede come chiamare il profilo, lo chiamo Total Photoshop, ok, registra, e lui sta salvando il profilo. Questo profilo dopo me lo ritrovo, ok, il profilo è stato creato correttamente. A questo punto posso chiudere il software e posso riaprire il mio file RAW originale, quindi non il DNG, apriamo il file, in questo caso è un NEF creato con una Nikon, e a questo punto ho lo scatto e posso andare a vedere qua nei vari menu del Camera RAW, in questo menu qua, quello calibrazione fotocamera, dove se ora ci schiaccio, premo, c'è profilo fotocamera e il nome generalmente avete Adobe Standard. Se clicco la finestrella, vedete che tra i vari settaggi a disposizione per la macchina fotografica c'è anche il nuovo profilo che abbiamo creato, quindi Nikon D3X Total Photoshop. Se io lo seleziono, potete vedere l'effetto che ha sull'immagine. Vedete come cambiano i colori? Quindi ha fatto la calibrazione. Adesso torniamo indietro per farvi vedere il passaggio. Così era col profilo standard e così è con
il profilo applicato. Ok? Vedete come cambia, soprattutto su alcuni colori, la resa cromatica. E questo è tutto, nel senso, è molto semplice, quindi sembra, dicevamo, è più complicato forse spiegarlo che non vederlo in funzione, perché veramente in 2 minuti il profilo si crea, basta solo scattare, avendo l'accortezza che tutta la color checker sia illuminata correttamente dalla luce che poi illuminerà il soggetto. Convertire il file RAW in formato digital negative, quindi .dng, aprire il software Color Checker, trascinare dentro l'immagine e una volta che lui ha riconosciuto i riquadri colorati, creare il profilo. Una volta che il profilo è stato creato, io da Camera Raw lo posso andare a richiamare quando voglio e a seconda del set che ho, quindi posso utilizzarlo per questo set di luci, posso utilizzarlo ad esempio con una modella in esterno, con luce naturale, e quindi quel tipo di settaggio può essere utilizzato per tutta la sessione di foto. Logicamente non potrò utilizzarla per delle foto fatte il giorno dopo in esterno, perché senz'altro le condizioni luminose sono cambiate. Quindi il profilo che voi andate a creare non è il profilo generico della vostra fotocamera, è il profilo della vostra fotocamera in quelle condizioni di illuminazione, per cui è molto specifico e quindi si riferisce solo a quel tipo di sessione. Converrete con me che Color Checker Passport è uno strumento molto versatile e fa molto di più che non la semplice calibrazione del bianco come una normale chart, ma può consentirvi col software allegato di creare dei profili specifici, cosa molto richiesta nell'ambito della fotografia per avere una fedeltà cromatica ai massimi livelli. Quindi il consiglio è quello di provare questa nuova soluzione. Noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao!